Carlo era un grande capo, un principe della pace, che voleva risparmiare al mondo la guerra. Un uomo di Stato con idee salvatrici per i complicati problemi dei suoi paesi. Un monarca che amava i popoli. Un uomo senza paura, d'animo nobile, di prestigio, un santo dalla cui tomba si diffonde benedizione. Carlo d'Asburgo fu anzitutto, come tutti, un bambino. Il nonno era fratello dell'imperatore Francesco Giuseppe, il papà era Ottone d'Asburgo, la mamma era Giuseppina di Sassonia. Lui era nato il 17 agosto 1887 a Persenburg, sul Danubio. Adolescente, circondato da 100 occasioni di male, si distingueva per la purezza e la generosità. L'adorazione eucaristica e la comunione quotidiana erano le sole vie, per lui, che potevano costruire la vera pace, quella del cuore, da ritrovare anche in età adulta nelle sue tracce di bambino. Fu Mrs. Casey, quel giorno, addetta al suo guardaroba, che si accorse che nell'armadio del piccolo arciduca erano rimaste solo due camicie consunte. Le altre, le più belle, Carlo le aveva regalate ad alcuni bambini che vivevano accanto al castello, orfani a causa della guerra. Comprese allora come fin da fanciullo egli fosse giustamente consapevole di quanto la guerra potesse essere foriera di lacrime e sofferenza, e solo la pace, dal cuore fino alla società, sia il bene essenziale per la prosperità di un popolo. Dalle memorie di Maria Teresia, nonna di Carlo. Dove devo cercare, dove le mie tracce di bambino? Sui sentieri amaro nell'affetto dei vecchi a sé. La neve di
carriera militare. Viveva come uno dei suoi soldati, sapeva comandare, ma soprattutto, virtù dell'umiltà, sapeva obbedire. A 20 anni parlava 10 lingue ed era ammirato da tutti. A quell'età conobbe la principessa Zita di Borbone, 17esima dei 24 figli del duca Roberto di Parma, nata a Lucca, alle Pianore, nel maggio del 1892. Tra i due sbocciò l'amore. Il 21 ottobre 1911, nel castello di Schwarzau, Monsignor Bisletti, inviato del pontefice Pio X, benedisse le loro nozze. Terminato il rito, Carlo disse alla sua sposa: «Ora dobbiamo aiutarci insieme per raggiungere il paradiso». Un amore di sguardi e di voci, molte volte nel silenzio. Già da fidanzati mi pareva un cattolico veramente buono, ma non potevo completamente capire quanto grandi e profonde fossero la sua bontà e la sua fede. Sotto l'influsso della Santa Comunione, dapprima frequente e poi quotidiana, si svilupparono le virtù che erano nel suo carattere e gli erano concesse dalla grazia di Dio. Questo crescere era così poco appariscente e così naturale che mi riusciva difficile percepirlo. Non vi era nulla a metà in lui. La mancanza d'ogni presunzione, la sua refrigerante naturalezza e semplicità si approfondivano in sempre maggiore umiltà. La sua affettuosità di cuore e il suo desiderio di far felice tutta la gente ricevevano sempre più un'impronta paterna ed una profonda, consapevole prontezza al sacrificio. La sua fortezza e il suo senso di dovere divennero totale dedizione al dovere datogli da Dio e al contempo totale dedizione a me, come moglie e alla sua amata famiglia. Zita di Borbone, Parma, moglie di Carlo. Ritorna ancora la voce del silenzio. Ritorna ancora quando accenna giorno. Ancora.